Ciao a tutti, io sono Federica e oggi parliamo di colloqui. Dopo aver parlato di come scrivere un CV e una lettera motivazionale efficace nei miei scorsi video, oggi voglio condividere con voi alcuni consigli e strategie che io stessa ho testato nei miei vecchi colloqui e che mi hanno aiutato ad affrontarli in maniera molto positiva. Durante e dopo l'università, infatti, ho fatto colloqui in grandi multinazionali, all'estero o anche in aziende più piccole, quindi spero proprio che questi consigli possano adattarsi a tutte le vostre esigenze. Per rendere il video ancora più chiaro, ho deciso di suddividerlo in tre sequenze: che cosa fare prima, durante e dopo il colloquio. Bene, detto questo, possiamo partire. Partiamo con che cosa fare prima di un colloquio. Prima di tutto, preparate una presentazione efficace di voi stessi e delle vostre esperienze e informatevi il più possibile sull'azienda, sul settore in cui opera e sulle competenze richieste dal ruolo per cui vi siete candidati. Vestitevi in modo adeguato. Lo so, l'abbigliamento per un colloquio è sempre un'incognita. Il mio consiglio, infatti, è quello di adeguarvi allo stile e al livello di formalità dell'azienda. Cercate sempre una via di mezzo, né troppo eleganti né troppo svogliati, e indossate qualcosa che vi faccia sentire a vostro agio, sicuri di voi stessi. Sicuramente non sbaglierete. Arrivate in orario. Personalmente vi consiglio di arrivare una decina di minuti prima rispetto all'orario concordato. In questo modo avrete la possibilità di prendere familiarità con il luogo, rilassarvi e prepararvi al colloquio senza fretta. Portate il vostro CV. Nella maggior parte dei casi non vi sarà richiesto, ma avere un CV di scorta è sempre molto utile nel caso in cui il selezionatore in quel momento si sia dimenticato o non sia riuscito a stamparlo. In questo modo eviterete di fare subito la figura degli impreparati. Bene, il grande momento è arrivato, quindi che cosa fare durante il colloquio? Siate sicuri di voi stessi, mettete da parte qualsiasi dubbio, qualsiasi paura e qualsiasi incertezza e mostratevi sempre positivi e sicuri di voi. Date una bella stretta di mano e sorridete. La prima impressione, infatti, è molto importante, quindi con una bella stretta di mano sicura, né troppo forte né troppo debole ovviamente, e un bel sorriso, sicuramente non potete sbagliare. Presentatevi in modo efficace. Se avrete fatto bene i compiti a casa, vi sarete sicuramente preparati una bella presentazione di voi stessi o almeno una scaletta mentale. Esponetela con chiarezza, cercate di toccare i punti più importanti con cui volete catturare l'attenzione del recruiter e soprattutto esprimete al massimo la vostra personalità. Non andate nel panico. Se vi viene fatta una domanda a cui non sapete rispondere, non andate assolutamente nel panico. Chiedete piuttosto un momento per riflettere e mantenete la calma. Spesso durante i colloqui vengono fatte delle domande che in realtà non hanno una risposta giusta o una risposta sbagliata, ma hanno semplicemente la finalità di vedere come ragionate. Quindi non abbiate paura di ragionare ad alta voce e condividere tutti i vostri pensieri e i vostri passaggi mentali con il selezionatore. Un'altra cosa importantissima, preparatevi delle domande interessanti e che dimostrino il vostro reale interesse a ricoprire quel ruolo in quella determinata azienda. Infatti, anche se sottovalutato da molti, il momento delle domande a fine colloquio è fondamentale e può determinare se sarete scelti o meno per quella posizione. Non fare domande è la cosa più sbagliata in assoluto, quindi preparatevene il più possibile e fate delle domande che possano suscitare un confronto interessante e positivo con il recruiter. Ad esempio, potete prendere spunto da quello che è stato detto durante il colloquio e chiedere una domanda di approfondimento. Bene, il colloquio è terminato. Che cosa fare subito dopo? In realtà l'unica cosa che potete fare è aspettare un feedback. Ci sono persone che solitamente nelle ore successive al colloquio inviano una mail di ringraziamento alla persona che le ha intervistate. Ovviamente si tratta di un gesto facoltativo e che di solito non cambia il risultato positivo o meno del colloquio. Valutate voi in base a come vi siete trovati con la persona che vi ha intervistato, al suo approccio e se avete già avuto una corrispondenza via mail con lei. Bene, spero che questi consigli vi siano stati utili per affrontare in modo efficace il vostro prossimo colloquio e vi ricordo che sul mio canale trovate tantissimi altri video dedicati al mondo del lavoro e allo sviluppo della carriera. Come scrivere un curriculum e una lettera motivazionale efficace, come ottimizzare il proprio profilo LinkedIn, come fare personal branding e così via. Trovate tutti i video nel box informazioni qui sotto. Se avete altre domande sul mondo del lavoro o richieste per nuovi video, non esitate a lasciarmi un commento qui sotto. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video e io, come sempre, vi auguro una splendida giornata.